Buonasera a tutti, ho il piacere di dare il benvenuto ad ognuno di voi a nome dell'associazione Dasander. Questo è il quarto appuntamento, la quarta perla della collana che noi abbiamo deciso di chiamare Aristosofia, una rassegna che si snoderà per tutto il 2019. Oggi ho l'onore di presentare a tutti voi lo scrittore e giornalista Lorenzo Vitelli, che per me rappresenta, voglio dire a chiare note, l'alfiere, uno degli alfieri della cultura libera del nostro paese. Io lo leggo già da diverso tempo, ho modo di apprezzarlo attraverso i suoi scritti, è laureato in filosofia, è laziale, romano. Nel 2011, nonché giovanissimo, non vi dico l'età perché vi spaventereste, nel 2011 lui in un garage di Roma, un anonimo garage di Roma, insieme al suo amico e collega Sebastiano Caputo, fondano Intellettuale Dissidente, una testata che conosce subito il successo, tant'è che nel 2014 da questa testata nasce una casa editrice. Successivamente altre attività, questa casa editrice poi si dividerà in circoli, e nel 2017, come se non bastasse, Lorenzo Vitelli fonda GOG, la casa editrice che pubblica il libro che andremo a conoscere oggi. Che dire di più? Oltre questo ha inoltre fondato una rivista trimestrale dal nome Il Bestiario degli Italiani, questo per valorizzare l'italianità, per non far scemare, per non perdere quella che è la nostra identità culturale. Quindi da tutto ciò potrete capire quanto io sia contento di presentare un giovane così talentuoso e che io amo definire un poeta soldato, perché non è sufficiente scrivere, e scrivere contro tutti, perché Vitelli scrive da sempre in assoluta libertà, la casa editrice l'ha fondata in assoluta autonomia, e quindi questo significa che ha il coraggio non solo di scrivere contro i salotti buoni, contro i pennivendoli di regime che molti di noi conosciamo, no? Che sono la stragrande maggioranza. Lorenzo Vitelli ha sempre avuto il coraggio di andare avanti e circondandosi di uomini, di ragazzi giovani che la pensano come lui. Per questi motivi potete capire quanto io sia contento di presentarlo, spero di avervi dato l'essenza di questo autore, sicuramente avrò dimenticato una serie di dettagli che comunque non arricchirebbero soltanto di un po' quella che è l'essenza della personalità di questo intellettuale. Passo la parola a Giuseppe Baiocchi, al presidente, al Deus Ex Machina della nostra associazione, non prima di aver comunque ringraziato la bottega del terzo settore per averci ancora una volta concesso gentilmente, non senza fatica, è vero, questo bellissimo spazio. Io mi chiamo Diego Paide della Valle, vi do ancora una volta il benvenuto e passo la parola al nostro esimio presidente. Grazie. Grazie di nuovo, perché ha fatto una presentazione perfetta. Grazie. Io innanzitutto ringrazio questi benvenuti. Vi dico questa chicca, perché molti di voi ovviamente ci sono magari da due anni, un anno, per alcuni è il primo evento a cui sono presenti della nostra associazione. Ecco, Lorenzo Vitelli è stato insieme a Sebastiano Caputo nel lontano novembre del 2014, è stato il primo evento che l'associazione fece ad Ascoli Piceno presso la libreria Rinascita per dar corso a questa splendida avventura, a questa splendida cavalcata che è stata l'associazione Dasander, che continua ad operare eventi sul territorio. Mi ha dato molto importanza questo saggio che ha scritto appunto le edizioni GOG della sua casa editrice, completa il nostro programma culturale che, come accennava poc'anzi l'amico Diego, si incentra sull'elite dell'Ariston, termine greco Ariston. Abbiamo tenuto con la professoressa Ferretti a gennaio una conferenza che trovate tra l'altro in rete su dasander.it/video sulla tematica dell'aristosofia, e quindi il termine Ariston come termine del migliore, il meglio, colui che
professoressa Ferretti, a gennaio abbiamo parlato del termine Ariston e della, del filone dell'aristofilosofia in termini però positivi, cioè qual è il meglio nella società, qual è la classe dirigente migliore, e quindi partendo dalla classicità siamo giunti fino ai giorni nostri. Oggi con Vitelli questa situazione filosoficamente giusta viene ribaltata e parleremo appunto di quando l'elite fallisce il proprio scopo, quando l'elite a livello soprattutto, perché oggi, anche se siamo sotto la campagna elettorale, le cose bisogna dirle, perché oggi abbiamo un governo che è considerato dalla società come populista. Che cos'è il populismo? Perché nasce il populismo? Ecco, spesso il populismo nasce perché la classe dirigente dominante del passato ha fallito. E come ha fallito? Ha fallito tramite una mala gestione, con quello che Vitelli chiama l'elitarismo, che a volte può essere sbagliato. Poi se il populismo sarà la soluzione, la panacea di tutti i mali, questo lo dirà, magari ce lo dirà Vitelli, che non darà comunque soluzioni, ma farà un percorso intellettuale e ci porrà delle domande e anche comunque delle soluzioni, se ci sono delle soluzioni. Quindi io, senza togliere altre domande, ho letto il saggio e parto da questa constatazione che è scritto nell'introduzione. Secondo le tesi dei primi elitisti, la democrazia è infatti il governo con il più alto grado di contraddittorietà, in quanto la formula ideologica che ne legittima l'esistenza è quella della sovranità popolare, mentre nella realtà dei fatti il potere decisionale è sempre nelle mani di una minoranza organizzata. Lorenzo, ti passo la parola, appunto facendoti questa domanda: qual è stata la scintilla che ti ha fatto scrivere, ma soprattutto ti ha fatto trovare questa splendida curatella scritta a otto mani da Mosca, Pareto, Michels e Gramsci, che non presento certo io, e sono quattro grandi pensatori del Novecento che vengono da quattro orientamenti ideologici diversi. Quindi Lorenzo ha messo insieme questi scritti del Novecento e ha pubblicato questo scritto veramente interessante e attualissimo. Io ti ringrazio, Lorenzo, prego. Eccoci, no, ci sta, ci siamo. Grazie. Eccoci, e tutti i complimenti che mi ha riservato Diego mi lusingano, ma adesso mi hanno caricato anche di un sacco di responsabilità, e quindi poi ci sono le aspettative che poi non vorrei che venissero tradite. Insomma, sono un ragazzo normalissimo, ha fatto un percorso culturale, editoriale, come tanti altri, non c'è poi niente di speciale, se non, ecco, un po' di... c'è una cosa un po' desueta, mettere su una casa editrice da ragazzi, ma non è una cosa complicata, insomma, lo possono fare in molti, oggi in molti lo stanno facendo, quindi... per entrare nel merito di questo libro, questo saggio di questi quattro grandi pensatori, come dici, come mi è venuta in mente la cosa? Innanzitutto, Mosca, Pareto, Michels e Gramsci sono molto studiati all'università, questo, non sono autori sconosciutissimi in ambito accademico, quindi non è che stiamo tirando fuori dalla nostra storia filosofica dei personaggi completamente sconosciuti. Il problema è che quello che reputavo interessante era che loro ci hanno fornito nei primi del Novecento quasi che ci fossero molte analogie con il periodo storico in cui stiamo vivendo, perché pensiamo che loro scrivono a cavallo tra 8 e 900, in quel momento di grande crisi dello Stato liberale post-risorgimentale, e quindi sconfortati da tutta una serie di situazioni che poi daranno adito all'avvento del fascismo subito dopo, a cui Pareto anche per un periodo aderì, anche se poi morì molto precocemente. Quindi queste analogie con quel periodo storico là mi hanno fatto venire in mente diverse cose, ho detto mettiamo insieme, facciamo un'antologia di testi, vediamo che nasce fuori, vediamo che strumenti ci forniscono loro quando si parla di elite, perché effettivamente anche noi oggi viviamo una crisi dell'elite, di tutta un'elite occidentale che dal crollo del muro di Berlino in poi, fino ad oggi, fino all'avvento dei populismi, Fukuyama Doge, esatto, nonostante quello di trattò diverse posizioni, è una crisi che è molto analoga a quella che hanno vissuto loro nei primi del Novecento, lo stesso sentimento anche un po' di disorientamento generale, di spassionatezza nei confronti della politica. Io mi ricordo quel manifesto che scrissero Papini e Prezzolini durante le elezioni del 1913, dove dicevano tutti
partiti sono veramente miserabili, noi non ci riconosciamo in niente, c'è questa sensazione che è identica a quella che penso che viviamo noi giovani oggi. Quindi ho detto, ma vediamo che strumenti ci offrono loro. Non ci aiuteranno certo a risolvere la crisi della politica di oggi, ma ci aiuteranno a riorientarci. Questo almeno è quello che effettivamente hanno fatto, perché poi leggendo nelle loro questi scritti troviamo veramente delle frasi che proprio rievocano il nostro stesso stato d'animo. Adesso ne trovo una che volevo citarvi dopo, ma per farvi capire l'idea, che secondo me è molto interessante. Quando Pareto dice, parla appunto di perché un'elite decade, quindi pensiamo appunto all'elite progressista che oggi più o meno in Occidente dappertutto sta lasciando ampi spazi di manovra ai populismi e sta perdendo consenso. Quindi progressista, diciamo un po' tutto il campo della sinistra, ma poi anche la destra, anche quella più moderata, sta perdendo tutta un'elite tradizionale, diciamo sta perdendo. Pareto diceva, non solo come abbiamo visto la decadenza ha per sintomo principale l'indebolimento dei sentimenti virili, di cui è indispensabile essere provvisti nella lotta per la vita, essa sviluppa inoltre gusti depravati, spinge gli uomini a ricercare nuovi e strani godimenti. Tra questi ve n'è uno, che appare spesso, almeno nelle nostre razze, in tempi di decadenza. Si prova un'altra voluttà nell'avvilire se stesso, nel degradarsi, nel deridere la classe a cui si appartiene, nello schernire tutto ciò che prima si credeva rispettabile. Cioè oggi si rilegge la sinistra che dice tutta una serie di cose sugli italiani, su se stessi, sul fatto che noi siamo tutti bigotti, siamo reazionari, siamo retrogradi, dobbiamo invece aprirci all'altro, l'altro è meglio di noi, gli islamici sono meglio di noi, senza capire nulla di che cosa è l'islam, perché l'islam è mille cose, quindi anche questa, questa voglia di schernirsi, appunto di dire meglio l'altro, questa soggezione nei confronti di tutto ciò che è estero, che viene da fuori, la libertà dei mercati, i mercati dove venire gli investitori stranieri sono meglio di noi, dobbiamo adeguarci, sottometterci, cambiare le nostre leggi per far venire questi investitori stranieri. Tutto questo modo di avvilirsi, no, è un sintomo di decadenza, cioè di assenza di virilità, cioè uno stato virile, un'elite virile, quella che trova soluzioni, non che si adatta al mondo contemporaneo così com'è, alla realtà che trova. Quindi questo solo per farvi capire insomma la sensibilità di questi autori e quanto poi ci possono parlare oggi, nonostante scrivessero a un secolo di distanza. Questa è una cosa interessante. Poi ecco, ora il termine elite è un termine... Scusami se ti interrompo, però c'è stato, perché poi modero, quindi ti farò una domanda è questa, però c'è stato anche un certo tipo di destra che a pari della sinistra ha contribuito a entrare nell'elite, tenersi attaccata all'elite e poi fallire con la sinistra, cioè, ma non solo in Italia, in Europa, cioè, c'è stata un'elite non solo di sinistra, tu ne parli nel saggio, ma anche di destra, perché sennò altrimenti sembra che sicuramente la maggioranza è di sinistra. No, però. No, infatti non dico sinistra, cioè tutta un'elite tradizionale, sì, che diciamo che è quella appunto che non è populista, cioè la politica tradizionale, sia la sinistra, io parlo di sinistra perché la sinistra ha sempre avuto un'egemonia, un primato culturale, cioè per quello che riguarda l'editoria, la cultura, la sinistra ha avuto quel primato là, ma poi ovviamente c'è la stessa destra liberale che ha fallito ugualmente, sì, sì. E che oggi comunque anche a causa di quello, sul piano strutturale ha lasciato spazi e margini manovra anche quello alla destra populista. Esatto, o anche la sinistra populista, insomma, potenza, sì, sì. Cioè, il populismo non è solo di destra, poi certo. C'è anche un populismo di sinistra che è contro la sinistra, tradizionale, pure è normale. Però ecco, quindi per entrare un attimo nel merito, io vorrei dividere questo intervento in due parti, è stato previsto, insomma, poi è bello se dibattiamo, questa è la cosa più interessante secondo me. Però ecco, vorrei parlare un attimo di entrare nel merito di quello che diceva Mosca, Pareto, Michels e anche Gramsci sull'elite e come le definiamo loro, perché elite è un termine anche molto ambiguo, soprattutto oggi, cioè oggi che vuol dire essere elite? Chi sono le elite? Cioè se Salvini è al potere ma mangia da McDonald's come me e va al cinema e mette la foto della pizza, è davvero elite? Cioè l'elite non è qualcosa di altro dalla massa, se invece un'elite fa le stesse cose della massa, è ancora elite? È elite solo perché mantiene il potere? Questo sono tutta una serie di domande che dobbiamo porci. E vedete proprio come sta cambiando la topografia politica in Italia ma anche in Occidente. E cioè, poi dopo cercheremo poi di sfatare anche il mito del potere al popolo, no? Cioè sì, il popolo non ha mai avuto potere, cioè sempre stato un'elite che ha deciso per... Infatti partiamo proprio da qua, cioè l'idea dell'elitismo, questo fine di pensiero che appena ha delito questi quattro pensatori, è proprio un'idea scientifica, cioè loro dicono qualsiasi società si strutturi, cioè abbia un'organizzazione, inevitabilmente avrà un'organizzazione piramidale, non ci sono vie d'uscita da questa idea qua, cioè per, adesso vi leggo questa proprio la prima frase che dice Mosca nel suo saggio Elementi di scienza politica, che è il saggio che ha fondato la scienza politica mondiale, cioè secondo Bobbio, Mosca, un italiano palermitano nel 1800
75, quando scrive gli elementi di scienza politica, fonda la scienza politica mondiale. Prima nessuno aveva mai fatto un'analisi così scientifica dei rapporti di forza all'interno di una società. E questa è una cosa bellissima, questo non se ne parla. Lui dice, proprio chiaramente, c'è uno che arriva così, un professore, e apre dicendo: fra le tendenze di fatto contro tutta la retorica democratica, contro l'illuminismo, contro tutti quelli che pensano no, diamo più potere al popolo, sì, ok, tu puoi dirlo, ma tra cui puoi farlo, c'è un problema che è scientifico, cioè la realtà, che non può essere, una volta che si organizza una società, il potere non può essere equamente distribuito, non si può fare. Quindi lui dice, fra le tendenze di fatti costanti che si trovano in tutti gli organismi politici, uno ve ne è la cui evidenza può essere facilmente a tutti manifesta. In tutte le società, a cominciare da quelle più mediocremente sviluppate, che sono appena arrivate ai primordi della civiltà, fino alle più numerose e più colte, esistono due classi di persone, quelle dei governanti e l'altra dei governati. La prima, che è sempre la meno numerosa, adempie a tutte le funzioni politiche, monopolizza il potere e gode i vantaggi che adesso sono uniti, mentre la seconda, più numerosa, è diretta e regolata dalla prima, in modo più o meno legale, ovvero più o meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, almeno apparentemente, i mezzi materiali di sussistenza e quelli che alla vitalità dell'organismo politico sono necessari. Punto, è finita, chiudiamo tutto, perché è così, non ci sono alternative, cioè nel senso, tu puoi anche avere un ideale democratico ed essere sincero in quell'ideale, ma poi c'è la realtà, e la realtà ti dice che ogni organizzazione politica si divide in una minoranza organizzata che controlla una maggioranza disorganizzata. Proprio perché appunto un piccolo numero di persone può organizzarsi, un grande numero di persone inevitabilmente vuole essere gestito da qualcuno, non riesce a controllare tutte le diverse elementi che la compongono. E infatti, questo lui proprio dice, 100 che agiscono, questa è la famosa frase di Mosca, 100 che agiscono sempre di concerto e di intesa gli uni con gli altri, trionferanno su 1000 presi ad uno e che non avranno alcun accordo fra loro. Quindi questo si chiama principio di minoranza e Mosca lo stabilisce, e poi da questo lui comincia a fare con questi elementi di scienza politica tutta una disamina, di cui noi abbiamo estrapolato dei pezzi, dei passaggi in questo saggio, perché poi questo è il principio di minoranza di Mosca di cui abbiamo parlato. Poi invece Pareto parla di equilibrio paretiano, che poi molti abbiamo studiato anche in economia, perché Pareto era innanzitutto un economista. Un economista poi prestato alla sociologia, che ha portato delle innumerevoli innovazioni in ambito sociologico. Lui parlava dell'equilibrio di Pareto, cioè lui studia la società svizzera e nota che effettivamente il 20% delle persone possiede l'80% delle ricchezze. Punto. Lui da questo parte per dire, inevitabilmente in ogni società ci sarà un rapporto 20-80, 80-20. Poi c'è chi si è divertito a traslare questo principio, questo equilibrio paretiano, dall'ambito economico all'ambito anche per dire sentimentale, cioè il 20% degli uomini conquista l'80% delle donne, oppure il 20% delle persone più intelligenti hanno l'80% del controllo della maggioranza delle risorse, no? Tutta una serie di questo giochino riproposto in diversi campi, però Pareto lo applica soprattutto all'elite. E quindi, stabilito questo principio, lui comincia a studiare i meccanismi di circolazione, che poi è la cosa più interessante, cioè di come un'elite arriva al potere e poi come decade. E questo è il modello. Cioè, quali sono i principi per cui a un certo punto un numero ristretto di persone che controllano la maggior parte delle risorse si vede costretta a lasciare il posto a un'altra elite? Perché poi, vabbè, invece Mikkels nella sua parte parla tutto sulla legge ferrea dell'oligarchia, quindi riprende il principio di Mosca. E però lo applica soprattutto all'idea del partito, cioè perché in un partito, in un'organizzazione, come si formano le oligarchie, come si formano i rapporti di potere, perché gli iscritti devono sempre, sono costretti a cedere il loro potere decisionale ai capi di partito, e quindi qua subentra anche l'idea del carisma, e quindi lì è un fattore totalmente irrazionale, no? Il carisma, cioè chi ne è dotato e chi no, e quindi anche lì per forza nella natura si crea sempre una società piramidale, perché ci sono fattori di disuguaglianza sostanzialmente, cioè questi quattro sono pensatori che hanno ammesso e messo a fondamento della loro scienza politica l'idea della disuguaglianza tra gli uomini. Certi, inevitabilmente sei portato ad avere una visione elitaria della società se credi nella disuguaglianza. Da qui poi invece c'è Gramsci che parla dell'egemonia, quindi il fatto di un'elite che arriva al potere quando riesce a egemonizzare tutti gli spazi del consenso sociale, quindi ad avere più forza propagandistica, più forza a livello di comunicazione mediatica, riesce a conquistare tutti gli spazi del piano sovrastrutturale di cui parla Marx. E quindi anche qua ci sta tutta una parte su questo. Quali sono i principi secondo cui un'elite viene restituita da un'altra? Ora, la circolazione dell'elite secondo questi quattro pensatori si può riassumere in tre criteri sostanzialmente: la cooptazione, la rivoluzione
oppure il fattore ereditario. Quindi semplicemente un'elite va avanti indisturbata e i suoi discendenti ereditano il potere, per semplice proprio fattore ereditario, tu sei mio figlio, e quindi questo è quello che accade nelle monarchie. Nelle monarchie il fattore ereditario è più importante, e quindi i figli... Adesso anche la borghesia ha cercato di fare la stessa cosa. Poi ovviamente in modo diverso, e anche un po' sotto traccia, anche la borghesia fa la stessa cosa, ovviamente, nell'Ottocento fa la stessa cosa. Che succede però? Che questa elite effettivamente è a rischio, perché spesso le qualità dei padri non vengono trasmesse ereditariamente ai figli. Quindi tu puoi avere un grandissimo re nel 700 che però fa un figlio mezzo deficiente, ed ovviamente qui viene destituito tutto. Allora che fa l'elite monarchica? Coopta nuovi membri al suo interno, i migliori appunto, gli aristori, cioè va a vedere quali sono tra le proprie corti quello con cui far maritare la figlia, magari no. Quindi per cooptazione coopta al suo interno un altro membro, un membro magari non dell'elite di potere, ma dell'elite di sangue, comunque esatto, del proprio entourage, la coopta all'interno e la integra. Oppure in un altro caso invece un'elite può venire completamente distribuita da una rivoluzione. E quindi un'altra elite che possiede le qualità migliori per governare in un determinato momento riesce a imbonirsi le masse, captarne i bisogni e le necessità concrete, mentre quell'elite non riusciva più a rispondere a quelle esigenze, e allora lì, grazie all'aiuto della massa, del popolo, indice una rivoluzione contro l'elite di governo. Quindi una domanda, come lo inquadri il personaggio, per esempio, del Gattopardo, Don Rodrigo, se non sbaglio, se non ricordo, il principe di Salina, che non accetta l'incarico, quindi è un'elite che rifiuta di... Beh, questa è una delle cose più belle, cioè è una delle... Forse della morale, per l'etica, non so. Sì, è ovvio, cioè in quel periodo di transizione risorgimentale, no? Quando ci sta nel Gattopardo, che ovviamente abbiamo letto, penso, praticamente tutti in questa sala, e nel momento in cui appunto due figure, no? Sì, c'è stato il principe di Salina a cui viene richiesto, insomma, di entrare in Parlamento, al Senato, per garantire, insomma, gli interessi di quella monarchia che adesso ovviamente doveva lasciare, in cambio di lasciare il potere delle sue zone, dei suoi territori, allo Stato, al nuovo Stato unitario, però gli avrebbero garantito un posto al Senato. E lui dice una cosa interessante, dice: io sono l'esponente di una vecchia monarchia, di una vecchia elite. Il mondo sta cambiando e io questo mondo non potrò mai più rappresentarlo, io non potrò più sentire i bisogni delle nuove generazioni, perché io faccio parte di una vecchia elite con altri valori assimilari, la democrazia non mi appartiene, e quindi lui rinuncia all'incarico, mentre invece l'incarico lo prende poi il nipote, che è Tancredi, che lui invece è abile, svelto, è camaleontico, esatto, viene descritto poi da Tommaso di Ancusa benissimo. E quindi c'è questo bel confronto tra questi due personaggi, che è interessante, perché effettivamente tutte le elite in ogni tempo poi rappresentano un po' il mondo che abitano, no? Questo infatti era interessante leggere il passo di Tolstoi in Guerra e Pace, dove lui dice, perché uno pensa spesso, no, chi detiene il potere allora è per forza libero, è una persona che ha la libertà di fare tutto, ha una capacità decisionale molto più ampia della nostra. Ma se invece non fosse così, se invece comunque chi sta al potere per mantenerlo deve rispondere a determinate esigenze, proprio per non perdere quello stesso potere che ha, perché quel potere gli è dato da comunque sempre. Il potere non è una cosa, è un rapporto con cioè è un rapporto tra chi lo riconosce quel potere e chi lo esercita, no? Cioè noi riconosciamo il potere dell'autorità, però se noi non lo riconosciamo più, a quel punto quel potere non ha più nessun valore. No, esatto. E quindi Tolstoi si era accorto di questo, diceva: Napoleone non era veramente libero in fin dei conti, non godeva di una libertà ampia quanto si può credere, lui poteva un giorno all'altro dichiarare guerra, no, quella guerra gli era imposta per non perdere quel potere, lui era quasi il più schiavo di tutti, magari, no? Cioè, questa trascinato dagli eventi, uno scrittore russo mezzo matto, lui dice: i cosiddetti grandi personaggi sono delle etichette che danno il nome a questo o a quell'evento, e che alla pari delle etichette poco hanno a che fare con l'avvenimento in se stesso. Ogni azione che costoro compiono e che ad essi pare libera di fronte alla loro propria volontà, sotto il suo aspetto storico non è libera, ma viene a trovarsi collegata con tutto il corso della storia. E qui si aggiunge anche Hugo, che in un passo bellissimo parla della battaglia di Waterloo e dice: era possibile che Napoleone vincesse questa battaglia, la famosa sconfitta di Waterloo? Noi rispondiamo di no. Perché? A causa di Wellington? A causa di Blücher? No, a causa di Dio. Napoleone era stato denunciato nell'infinito e la sua caduta era stata decisa. Egli era di in faccia a Dio,
Water non è una battaglia, è il mutamento di fronte dell'universo. Cioè cambiano le dinamiche della realtà, no? E allora anche l'elite è costretta a dire a rinunciare, cioè a dire io quella battaglia non poteva essere vinta. Erano cambiate le dinamiche, no? Strutturali delle cose, delle persone. E quindi a questo punto uno può capire perché anche un'elite decade a un certo punto. Quindi, sostanzialmente da questi. Uno sfondo destinale. Diciamo. Sì, cioè, ma poi questa è un'interpretazione, poi c'è invece chi dice no. L'elite, ci sono i poteri occulti, ci sono persone che stanno dietro e reggono le fila di tutto quanto, ma però ovviamente poi fino a che punto, nel senso, secondo me c'è una via di mezzo tra le due cose. 89? No, noi siamo, io sono nato dopo l'89, quindi neanche ho vissuto in quel secolo terribilmente ideologizzato che fu il 900, cioè l'ho vissuto per pochissimo. E quindi nel momento stesso in cui sono finite le grandi narrazioni e l'elite liberale e progressista aveva vinto la sua battaglia anche contro il comunismo, no? E quindi si era istituzionalizzata, aveva preso il potere in tutti i settori, il Partito Comunista anche in Europa ormai erano ai minimi storici, insomma, proprio nell'89, nel momento in cui è all'apogeo della sua carriera, questa nuova elite liberale e progressista, si comincia a notare l'ascesa dei populismi, no? Perché questo fatto? Quasi un'inclinatura. Esatto, cioè da un lato questa elite è in fase di decadenza e piano piano dalla crisi del 2008, dai mutui subprime e tutto, è cominciato a insorgere in tutta Europa questo nuovo spettro, che è lo spettro del populismo. Non è Marx. No, non più, però appunto, le analogie, no, con gli altri secoli, insomma, come diceva Pareto, la storia è un cimitero di aristocrazie, cioè sono aristocrazie che cambiano incessantemente, una dopo l'altra si susseguono, e quindi la storia ritorna eternamente, ciclicamente, questo è indubbio. Quindi, perché questa elite è decaduta? Ora noi, attraverso gli strumenti che ci hanno dato loro, io ho individuato almeno quattro motivi per i quali un'elite decade. Il primo è perché le persone, cioè diciamo il popolo, che poi per me il popolo è sempre una forma di truffa, parlare di popolo, cioè il popolo chi è? A me sembra il popolo è quasi è la miglior clientela che si possa trovare, no? Parlare del popolo, dei bisogni, dei diritti del popolo, mi sembra sempre una truffa un po' ideologizzata, cioè esistono le persone, esistono gli individui, ma non nel senso tacitiano, no? Non esiste la società, esistono gli individui, ma parlare del popolo, mettere parole in bocca al popolo è sempre appunto un modo per manovrare delle formule ideologiche che esatto, quindi questo. Però è così effettivamente, cioè nel senso le persone singolarmente non trovano più vantaggioso il costo della propria obbedienza a un potere che non ritengono più essere il potere di quella della giusta autorevolezza. Quindi quando tu no, in questo patto che ci sta, in questo contratto sociale tra noi cittadini e l'elite che deve governarci, non lo troviamo più vantaggioso e quindi decidiamo di deciderlo e cominciamo a foraggiare una nuova elite per far sì che destruisca la precedente. No? Quindi c'è proprio una cosa di costi e benefici. Una sostituzione di potere. Cioè qui c'è proprio un calcolo di costi e benefici. Tu ti guardi la mattina, guardi il telegiornale e dici a me questi qua non mi stanno più bene, non garantiscono più quelle, no, le promesse che avevamo fatto. Quindi questo è il secondo motivo. Le formule ideologiche che l'elite al potere elabora per giustificare la propria legittimità diventano obsolete. Cioè quindi quell'elite che dice io sono al governo, sono al potere perché il potere mi proviene da Dio, no? Pensiamo alle monarchie, a un certo punto diventano obsolete perché le scoperte scientifiche hanno reso l'idea di Dio molto meno forte e vincolante rispetto al passato e quindi tu dici perché devo obbedire a un re che è stato investito da Dio quando io non credo più in Dio, quando ormai ci sono le macchine, quindi quel criterio di legittimità decade e quindi tu, quell'elite lì perché è legittima a governare? Questa è una domanda che no, tutti ci facciano il mondo. Quindi è ciclica questa cosa, democrazia e libertà. Bravissimo, infatti qua volevo citare invece Dai Viceré con Salvo Zeta, che è appunto il protagonista, che dice alla sua nonnina, Ferdinanda, indispettita dall'avvento delle istanze democratiche, lui dice, un tempo la potenza della nostra famiglia veniva dal re, ora viene dal popolo. La differenza è più di nome che di fatto, il mutamento è più apparente che reale, la storia è una monotona ripetizione. Ed effettivamente questo è un principio diciamo religioso, teologico, decade e subentra invece la formula per cui un'elite è legittimata a governare quando è investita non più da Dio ma dal popolo, no? Questo ideale ottocentesco, poi novecentesco, insomma del popolo come fonte legittima del diritto, no? Di tutto quanto. Che poi in realtà era una borghesia che prende. Poi sì, prima esatto, poi sono insomma tutte dinamiche appunto, sì, questo popolo è sempre stato messo in mezzo, ma poi alla fine i poteri appunto ne ha ben poco in una società che è sempre strutturata piramidalmente.
Quindi poi Magnanic può decadere appunto quando in questi casi le sue formule ideologiche decadono, quando subentra un'altra elite che viene foraggiata per destituire l'elite precedente, o quando semplicemente perde le qualità proprio morali o anche fisiche, se pensiamo a società militari, qualità religiose, qualità spirituali, qualità di tutti i tipi per le quali è arrivato al potere. Perché, come dice anche Pareto, in un passo che volevo leggervi, poi arriviamo alla qualità perché sennò ci annoiamo. Lui dice: le elite si manifestano in parecchi modi, secondo le condizioni della vita economica e sociale. La conquista della ricchezza presso i popoli commercianti e industriali, il successo militare presso i popoli bellicosi, l'abilità politica e spesso lo spirito di intrigo e la bassezza del carattere presso le aristocrazie, le democrazie e le demagogie, cioè quindi proprio con la democrazia ci va sempre giù pesante. I successi nel popolo cinese, la conquista di dignità ecclesiastiche nel Medioevo. Sono altrettanti i modi per i quali si effettua la selezione degli uomini. Quindi ecco, quando un'elite perde le qualità tra queste, secondo appunto le condizioni della vita economica e sociale che le hanno permesso di arrivare al potere, allora in quel caso decade e subentra un'altra elite che invece quelle qualità ce le ha. Perché appunto un'elite riesce ad arrivare al potere poi? Cioè, questi sono i motivi per i quali decade. Perché invece riesce ad arrivare al potere? Perché riesce a registrare nell'immediato quei desideri, quelle esigenze, quelle necessità. Le capta. Esatto, le capta con quel sentire poi molto gramsciano. Gramsci parla proprio di un'elite che l'elite riesce a sentire perché ha questa intima connessione con le persone, col popolo, per registrarne i desideri e riesce ad elaborarli, a formularli politicamente, quindi a dare un'offerta politica che risponde a quelle esigenze, a quelle richieste. Quindi sostanzialmente è tutto un rapporto di simmetria nella società, no? Cioè la simmetria tra le prestazioni che un'elite offre e le promesse che ha indetto. Cioè, io vi prometto, l'Europa ci aveva promesso, diciamo, che ci avrebbe fatto lavorando un giorno in meno guadagnare come se lavorassimo un giorno in più. La realtà è stata esattamente il contrario, vediamo che delle promesse non sono state mantenute e quindi il rapporto costi-benefici per noi è svantaggioso. Perché dobbiamo ancora obbedire a questa Europa? No, questo mi sembra abbastanza logico e anche poi penso che noi siamo un paese che ha bisogno di elite, ha bisogno di una classe dirigente formata. Poi una classe dirigente che se non fa il suo dovere, abbiamo noi il dovere di destituirla e di inventarci nuovi strumenti, nuove formule politiche per destituirla. Però c'è bisogno di un'elite. Di un'elite che riesca a trovare, come è stato spesso durante la storia, la simmetria tra le promesse che ci fa e le prestazioni che effettivamente offre. Cioè, quanto riesce a garantire rispetto a quanto è riuscita a promettere, no? E ci sono momenti della storia di simmetria, dove c'è un vero amore per le istituzioni, per l'autorità, no? Nel dire io sono rappresentato da chi sta al governo. Oggi il problema è questo, è che nessuno ha più questo sentimento, per cui la politica è anche una cosa di sentimento, di sensazioni, non solo di quante tasse pago, quante le bollette, quanto sono alte la benzina, se c'è 2 o 3 centesimi in più. C'è anche il sentimento, c'è anche il sentirsi rappresentati, che è la base della democrazia. Qui la democrazia, non essendo vera ideologicamente, ma è pura retorica, può arrivare comunque a trovare una simmetria. Vorrei mettere l'accento, e quello che mi fa venire il dubbio, è che questo avvicendamento di elite con i meccanismi che conosciamo appartenga più al mondo occidentale, che è più secolarizzato e meno spiritualizzato rispetto alle civiltà ad esempio orientali. Dico questo perché ho pensato all'elite religiosa in riferimento per esempio a Gandhi, che penso che si possa parlare di elite quando parliamo di anime e uomini preparati fino a quel punto, che nonostante tutto era un uomo che costringeva la moglie a pulire i bagni dove andavano, che usavano tutti nella comunità, e lei puliva i bagni come pulivano i bagni le donne che non appartenevano alle elite. Quindi la domanda che io mi pongo: è vero che le elite sono state all'interno dei meccanismi storici che conosciamo e che tu ovviamente metti giustamente in evidenza? È vero anche che è indiscutibile la differenza fra le qualità umane, quelle che generano le elite, sicuramente,
però io penso che sia l'uomo occidentale che manchi di spiritualità e quindi non riesca a rispettare l'aspetto più nobile dell'elite. Non so se riesco a rendere con chiarezza l'idea. Può essere anche una cosa, dovrebbe essere benefica per la collettività e potrebbe esserlo laddove essa fosse innervata da un senso di valori, di spiritualità positiva, superiore, questo intendo. Cioè l'elite è inevitabile, c'è sempre, come si dice nel testo, ci sono gli uomini che hanno maggiori qualità e che tendono al comando, anzi che ci sono delle masse che pretendono di essere guidate, sicuramente, sicuramente. Però è vero anche che l'elite può, io voglio lasciare questa possibilità, può avere la correttezza morale, dovrebbe, però la storia abbiamo visto ha dimostrato più volte. Allora la domanda è questa: è una caratteristica particolare della cultura occidentale oppure è propriamente proprio, siamo davanti a una buria, quindi non abbiamo via di scampo? Io penso che questo difetto sia particolarmente alimentato dalla cultura che in 2000 anni la nostra civiltà ha accumulato. Dal mio punto di vista, e questo vorrei che sentire il tuo parere, Lorenzo, allargando l'orizzonte. Forse è più che altro un vizio di forma, cioè nel senso, prima bene o male qualsiasi elite si è affacciata al potere, no, nella storia anche della Repubblica Italiana, mettiamo, era un'elite preparatissima. Anche nel fascismo, nella Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, poi abbiamo avuto un'elite preparatissima. Anche l'ultimo dei democristiani, l'ultimo parlamentare, era una persona di una colta, preparata sui temi delle commissioni, cioè elaboravano discorsi, c'è un interesse, una vivacità culturale, tutti leggevano libri. Oggi io penso che non so dei parlamentari chi legge effettivamente qualche libro, chi. E questo diceva poi Andy Warhol, no? Ai tempi di Reagan, diceva. Io sono felice nel mio paese, che è l'America, negli Stati Uniti, perché io so che vado al supermercato, mi compro la Coca-Cola, Liz Taylor beve la Coca-Cola, il barbone accanto a me per strada beve Coca-Cola e il presidente degli Stati Uniti beve Coca-Cola. Siamo un paese dove siamo tutti liberi e uguali, perché possiamo. Ma non è vero, cioè è una illusione questa contrazione dell'alto e del basso. Il problema è che da chi era un'illusione a quei tempi là? Oggi effettivamente è così. Perché ci sono i social, quindi quello si fa la foto, fa vedere che tu ti fai il selfie, anche lui si fa il selfie. Sì, beh, diciamo che secondo me è più un vizio di forma. Cioè, esatto, cioè un declino, una vizio di forma. Certo, perché non c'è una nobiltà spirituale, proprio a quello che io mi riferisco. Esatto. Prego. Questione. Tutte le classi dominanti, non abbiamo parlato di classi dominanti, ma classi dominanti, che è più ampio, e riprende proprio il discorso, elaborano formule ideologiche per giustificare il loro potere. Questo l'abbiamo detto. Giustamente a un certo punto avviene che vuoi perché Pareto dice che ci sta un eccesso di sentimentalismo quando si gode troppo degli agi che il potere ci conferisce, no? A un certo punto, quando non ci sono più nemici che ci conseguono, esatto, non c'è più la competizione tra elite, cioè quando l'elite si stabilisce al potere ci rimane senza più avere degli avversari politici validi. Ecco perché è interessante il periodo invece in cui il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana si scontravano, ecco perché c'era un equilibrio là, perché c'era un agonismo democratico, la base, esatto. E quindi giustamente ognuno doveva fare gli interessi effettivi del cittadino, perché altrimenti c'era subito l'altro partito che aveva gli stessi numeri o quasi, che era pronto a sostituirlo. E quindi la democrazia funziona in una cornice di agonismo, in una cornice di competizione tra le elite. Ora, queste formule ideologiche, quando un'elite gode per troppo tempo invece dei privilegi del potere senza avere un avversario valido, come è accaduto in quest'ultimo frangente di tempo, quando appunto, grazie ai mezzi di comunicazione molto pervasivi, ci sta questo eccesso di sentimentalismo, questo eccesso di perdita di virilità dell'elite, che non riesce più ad elaborare formule convincenti, e soprattutto comincia a difendere i propri interessi invece di quelli del popolo, del supposto popolo. Quindi che succede? Giustamente noi abbiamo avuto un'elite progressista che ha cominciato a parlarci di minoranza, di universalismo, di valori della tolleranza, dell'accettazione, tutti valori fragili, no? Valori, ecco, senza togliere nulla alle donne, ma un po' più femminili, cioè nel senso, non erano più valori della politica virile, erano valori, ecco, più
io mi sento proprio perché tanto, voglio dire, a loro non tocca, no? Il problema appunto delle minoranze, del multiculturalismo, i problemi che pone una cosa come il multiculturalismo, i problemi che pone l'accoglienza, i problemi che pone ecco, un mondo senza confini e senza frontiere, un mondo, no? Tutte queste formule ideologiche, se erano valide magari in periodi diversi, in periodi dove c'è grande prosperità, in periodi di crisi, vengono sentite come una truffa, come una minaccia, come qualcosa che non appartiene, no, cioè il popolo ha bisogno di altro. E quello che riesce a fare Salvini, cioè, si sono concentrati su altre. Ma sì, a un certo punto, quando tu sei appunto nella tua bolla, non vedi più quello che succede fuori, e quindi cominci a parlare di te stesso. Cioè, giustamente, la Boldrini parla alla fine quasi come se stesse parlando con il salottino con le amiche. Ah no, ma sì, ma tanto integriamoli, poi da qualche parte va a finire, no? Tanto no, cioè, sicuramente non nel mio quartiere, no? Cioè, è semplice per loro. Quindi cominciano a parlare di loro stessi, non più degli altri. Invece l'altra elite che è pronta a dare battaglia è quella che sta per strada, va nelle piazze. Salvini è l'unico che ha fatto delle manifestazioni di piazza veramente affollate. Un po' Minniti aveva capito questa cosa alla fine. Però è l'uomo che è riuscito a intercettare quei bisogni che poi sono bisogni sempre, sempre, inevitabilmente primordiali. Cioè sono bisogni di distinto, sono personali, sono avere le beni di prima necessità, avere una frontiera, avere una casa sicura in cui abitare, avere una frontiera, uno Stato che ti protegge, non che dice no, noi ci sottoponiamo ai vincoli di Bruxelles. Ma chi è Bruxelles, chi l'ha mai visto? Il cittadino concreto che vive nel caso concreto, l'uomo e le donne particolari. Bruxelles non l'hanno mai visto, non sanno cos'è. Una direttiva che viene da Bruxelles, io non l'ho mai. Perché che legittimità ha per me, cittadino che ha votato il sindaco del paese in cui vivo, della città in cui vivo, ha votato quel consigliere regionale, ha votato. Che lo conosci. Che lo conosce, no? Invece arrivano queste direttive e loro hanno continuato invece a insistere sull'integrazione europea. Ovviamente erano formule sbagliate, formule politiche sbagliate, e continuano a non capirlo, quindi continuano a fare lo stesso errore e a creare sempre di più questo distacco. Mentre invece Salvini riesce a colmarlo anche con una foto su Instagram di una pizza, perché ci fa capire che lui è uguale a noi. E quindi in questo senso è un'illusione, però è un'illusione, continua, per me continua a essere un'illusione, questo è il problema. Il populismo è una formula, è una forma di strategia politica per raccogliere il consenso, è quello. Ma poi, quindi poi passiamo alla seconda suggestione invece, che riguardava il volo, così chiudiamo, che riguardava invece la possibilità che ha il popolo di creare spazi, quindi cioè tramite il voto, insomma, di. Io sono molto pessimista su questo, cioè nel senso, per me la democrazia non è un valore, per me non è. Rimane sempre all'interno di una. Ecco, di una truffa ai danni delle persone. Sì, ma che vengono. Qual è il valore? La libertà non è qualcosa che. Cioè spesso si confonde l'essere liberi con il credersi liberi, no? Un po' come diceva Cioran. E il problema è che alla fine se tu ti credi libero, lo sei davvero, perché la libertà è una sensazione, non è uno stato d'animo. Vivo e nasco e morirò, spero, in un contesto democratico, ma non per questo io non capisco il raggiro. Io continuo a non votare perché è una mia scelta, cioè. Non capisco il raggiro, cioè io vedo il raggiro, lo vedo, lo sento, lo percepisco. Poi, per carità, se si avvicinano le elite competenti, se la democrazia può creare una società giusta e buona, appunto se c'è merito, se le elite sono in competizione tra loro, se non si impongono ma si propongono al cittadino, e a quel punto è ovvio che riesce a creare un sistema simmetrico dove bisogni e promesse si coordinano, esatto. Però è ovvio che poi il raggiro ci sta, cioè farmi credere, io non voglio, non credo che potrò mai governare o che il popolo potrà mai governarsi da sé o comunque guarirsi, cioè c'è un'elite e l'elite ha quel ruolo là, di dirmi quello che io voglio in questo momento, di sentire i miei bisogni anche se io non li conosco, non li ho esplicitati, non c'è bisogno di andare in cabina elettorale per dire quello che voglio. Per essere intervenuti è stato un evento veramente fruttuoso, interessante, vivace, vi ringrazio a nome dell'associazione ancora una volta per la presenza. Grazie.